Un tour del Veneto che parte da Padova per parlare di politica, ma soprattutto di economia a sostegno del tessuto imprenditoriale. Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, affronta come primo punto il tema del caro energia. Questo paese non può permettersi di perdere neanche un'attività economica. Usciamo da un periodo difficile e ricostruiamo, teniamo in piedi il paese, se regge l'economia. È molto più importante l'insieme delle aziende di 1000 PNR. Bisogna agire subito, spiega da imprenditore. Per fermare il caro bollette l'unico modo di intervenire è con un intervento pubblico. Si può fare immediatamente utilizzando i fondi europei, quelli che non abbiamo speso della programmazione scorsa, per cui andrebbero restituiti in Europa. È importante farlo subito, non aspettare neanche una settimana, e per quello deve farlo non il futuro governo, perché non ci sono due mesi di tempo. Deve farlo questo governo, dobbiamo pressare questo governo, non perché il prossimo non abbia le capacità di farlo, ma perché due mesi sono troppi. Sul tema dell'autonomia, caro al Veneto, riprende le parole della leader di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni è stata molto chiara: da una parte l'autonomia, dall'altra presidenzialismo. Rafforzare di più il potere centrale, rafforzando di più il potere locale, la capacità di spesa locale, lasciando più risorse a livello locale. Se le due cose vengono portate avanti insieme, c'è il totale supporto di Fratelli d'Italia alle richieste di autonomia di una parte della regione. Fratelli d'Italia, nell'ultimo sondaggio pubblicato da Demos Demetra, è dato in Veneto al 30%, primo partito, seguito dal PD al 18,3%, staccando di molto l'alleato Lega, ferma al 14,4%. Crosetto però parla di unica squadra di centrodestra e allontana l'ipotesi di fare il premier. Sbagliano a fare il mio nome in qualunque posizione da ministro, non mi sono neanche candidato, cosa vogliono di più? Quindi continuo a dare il mio appoggio dall'esterno, da persona che si occupa di problemi concreti, che deve lavorare tutte le mattine per guadagnarsi il pane, ma che pensa che questo paese si salvi se tutti insieme diamo una mano in quello che possiamo e sappiamo fare.